Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Gianni, ma sì, per caso hai già iniziato a vedere le nuove puntate della stagione? Giada, è ovvio! Ma che domande mi fai? Certo! E allora ho una super domanda da farti. Ma per quale motivo i guardiani non possono più scegliere il gormite da evocare? Ah, questa è perché prima potevano farlo. È vero, questa è una domanda molto curiosa e interessante, però ti devo sgridare. Perché la puntata dove lo fanno l'abbiamo vista insieme quando ero in Evoca Tifon, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Se tu fossi stata attenta, forse lo avresti capito. Ma mi hai distratto tu perché volevi mangiare. Non volevo mangiare, non è vero. Allora, facciamo così. E guardiamola tutta insieme, così avrai la risposta. Ok, va bene. Dai. Gormiti, potenza degli elementi. Furia del cosmo. Combatti! Typho! Vendicatore cosmico! Sì! Ha funzionato! Sei grandioso, amico mio! Vuoi dirlo forte? Il merito è tuo che mi hai donato questi nuovi poteri cosmici, guardiano. Perché non ho potuto scegliere quale gormita evocare? Nessuno è davvero in grado di governare l'energia alfa. Wow, questa nuova evocazione è bellissima. Ma poi hai visto Tifon come è cambiato? Sembra un astronauta. Sì, perché adesso il suo elemento, quello del vento, si è evoluto in quello del cosmo. Ma Johnny, sai cosa significa cosmos in russo? Significa spazio. Invece, se parliamo in termini scientifici, il cosmo significa universo, dove vediamo tutte le stelline, tutti i pianeti, e se si fa molta attenzione ai bambini, forse potreste vedere Tifon sfrecciare nel cielo durante la notte. Ok, quindi l'universo è la casetta dove riposano tutte le stelline. Sì. Oh, che bello. E a proposito di sfrecciare nel cielo, Giada, dobbiamo assolutamente parlare della Iskador. No, Johnny, non puoi dire così, perché alcuni nostri amici magari non l'hanno vista, gli rovini la sorpresa. Ma solo della Iskador. Johnny, andiamo avanti, che forse è meglio, Ok. Wow, Giada! Johnny, hai visto che anche le Hyperbeast sono diventate alfa? E sono ancora più forti di prima. Facciamo un unboxing così giochiamo subito. Assolutamente sì, vai. Wow, Giada, bravissima! Hai visto quanto sono belle? Guarda questo effetto traslucido. E sono ancora più forti di prima. Senti un po'? Senti anche Piron? Mamma mia! Guarda adesso cosa faccio, perché lui si snoda. Ma fa dei salti grandissimi! Sì, perché guarda le zampe come si snodano per fare dei super salti! Wow! Invece guarda Gorok, guarda come apre le zampe! Esatto, guarda come salta! Come le alza! Anche la coda si gira e adesso simuliamo... Possono allenarsi adesso. Simuliamo combattimento, aspetta che metto Riff a guardare qua. No, invece... così sembra che sta prendendo il sole. No. Allora, sali su qui. Esatto, metti la sola. Pronto? Vai. Dai. Allora, io ti faccio questo attacco. Schivato. E io ti schivo di nuovo. Ma no, povero Trek, è volato. Senti, mettiamolo qua. Ecco, ogni può capitare durante l'allenamento. Vabbè, certo, giusto. È come una vera battaglia. Ultimo attacco. Certo che i nostri amici chissà quante storie possono fare nelle loro camerette. Esatto, hai proprio ragione. Ma a proposito di storie, sì, che ne dici di andarne a mettere in scena una? Andiamo! Johnny, adesso è arrivato il momento della storia gormitica! Questa storia ce l'ha mandata Alessandro, di 8 anni, da Casale Monferrato. Sì, metteremo in scena la tua storia con i tuoi protagonisti. Siamo pronti? Chi hai scelto? Ha scelto Krobok. Thorak e Rhodium. Siamo pronti? Allora, come inizia la storia? Inizia con Thorak che è disperso nella terra selvaggia che sta cercando Trek e i suoi amici. Ok. Vado, Trek, dove sei finito? Sarà sicuramente mangiando uno slog. Uno slog? No, non c'è lo slog. Andiamo di qua. Ciao! Trek! Oh, ma non c'è nessuno! Non c'è proprio nessuno! Ah! Sono Krobok! Sei da solo qui? Ah, cosa vuoi, Krobok? Sono venuto a sconfiggerti! Lasciami stare, toro furioso! Psh! Cannone del caos! Psh!
Arrivo io! Eccomi, sono Rodium! Ma non vale due contro uno. Hai paura adesso. Di me? Toro furioso e colpo solare! Psh. Io ho schivato! Canone del caos! No! Allora, ci penso io a te! Ce l'abbiamo fatta! Io adesso me ne vado, ma tornerò, non è finita qui! Sparisci per sempre! Ce l'abbiamo fatta, abbracciamoci! Sì! Sono diventati anche amici loro due! Ma questa è una bellissima storia! Sì. E a proposito della bellissima storia, se volete vedere anche la vostra messa in scena, inviatela a gormitishow.gormiti.com e magari mandateci anche le foto con i vostri gormiti! Eh sì, con i vostri personaggi preferiti! Ma a proposito di foto... È arrivato il momento! Il momento foto! La foto! È arrivato il momento della bacheca gormitica! Sì, perché è arrivato un disegno da parte di Flavio. Eh sì, guarda, ha disegnato Lord Electrion. Ma guarda che bello, tutto a matita l'ha fatto. Bellissimo. Ha fatto anche le sfumature più chiare e più scure. Bellissimo. E c'è anche scritto una dedica. Vai, leggiamola. Ciao Gianni e Giada, sono un super appassionato di Gormiti e del Gormiti Show. Aspetto sempre con ansia un vostro nuovo video. Il mio personaggio preferito è Lord Titano! È il tuo, è il tuo, è il tuo. Vi invio il mio disegno di Electrion aspettando di vederlo in TV. Un abbraccio! Grazie mille per averci mandato il disegno, è stupendo! E amici, anche voi se volete vedere i vostri disegni, mandateli a gormitishow.gormiti.com. E poi li mostriamo. Esatto! Già è finita la puntata, bisogna salutare i nostri amici. Cosa devono fare? Devono seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like. E condividete il video. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao.